Buongiorno a tutti, buona domenica, bentrovati. Si ricomincia tra poco, ultima domenica di relax, poi da giovedì la nuova stagione che comincia, il raduno da Piano Gentile con la nuova Inter di Simone Inzaghi. Finalmente si torna alla normalità, raduno, amichevoli estive, tournée in America, preparazione come si deve, che non era stata fatta causa Europa League, Covid e campionato calendario anomalo l'estate scorsa, sperando che riaprano al più presto anche gli stadi, che tutto vada sempre meglio per un Inzaghi che non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura, ma ancora diciamo che mancano i rinforzi, sebbene comunque con il rientro di Di Marco la situazione a sinistra sembra abbastanza coperta, quindi dovrà essere lui a sostituire Young, mentre a destra si continua a cercare il sostituto di Achraf Hakimi, che domani sarà ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain, completate tutte le varie formalità burocratiche, senza sorprese agli europei, dove, come avevamo pronosticato, l'Inghilterra non ha avuto problemi contro l'Ucraina. Continua il sogno della Danimarca, che arriva in semifinale contro gli inglesi, con Eriksen che si è rivisto con un selfie fatto in spiaggia con un tifoso danese che non riproponiamo per rispetto e la tranquillità che vogliamo lasciargli per stare sempre meglio e cercare quel miracolo in cui speriamo tutti. Mercato che entra nel vivo per rinforzare la rosa e appunto trovare chi ci sarà al posto di Hakimi. Nella notte è arrivato un altro gol importantissimo di Lautaro con l'Argentina. Si è riconquistato il posto da titolare ai danni di Agüero e non ha sbagliato la partita dei quarti contro l'Ecuador. Vittoria senza storia, 3-0 adesso per l'Argentina, che aspetta in semifinale la Colombia, che ha battuto ai rigori l'Uruguay. Dall'altra parte il Brasile penso che abbia la strada spianata, dopo aver battuto il Cile. Qui il nostro titolo, il tè caldo è pronto, con l'ennesimo, dicono appunto dal Cile, infortunio di Alexis Sanchez, che non fa che moltiplicare i dubbi sul giocatore, sulla sua tenuta fisica, sulla sua conferma all'interno della rosa nerazzurra. Chiedo anche a voi cosa ne pensate. Si è più volte detto che è disponibile a spalmare il suo contratto, a rinnovarlo, quindi dai 7 scendere a una cifra un po' più accettabile sui 5. Sicuramente nessuno offrirà niente per il cartellino, per lui come per Vidal, over trentissimi, come diciamo spesso, con quegli ingaggi che sono dei problemi, per cui bisognerà riconoscere se si vuole uscire dai contratti anche delle buone uscite. Però l'interrogativo è se siete d'accordo su una conferma, o se invece, vista la tenuta fisica e continui infortuni anche di quest'estate, non sia il caso di pensare a un rinforzo più affidabile rispetto a Nino Maravilla, che Inzaghi vorrebbe tenere nel suo parco attaccanti in ogni caso, indipendentemente da quello che potrebbe succedere sul fronte Lautaro. Naturalmente questi gol fanno ritornare alla carica possibili pretendenti, diciamo chiamate anche dal buon Camagno, che continua il suo lavoro, al suo spargere fumo per provare, dopo Hakimi, a spostare anche Lautaro.
le solite dichiarazioni un po' al cerchio, un po' alla botte, con il ricordare del contratto di scadenza nel 2023, il suo amore per l'Inter, ma anche un mercato che sarà molto fluido, con tanti giovani promettenti e anche qualcosa di più come Lautaro, che cercano il grande contratto della vita, viste anche le offerte che arrivano, soprattutto da Parigi, ma anche qualche cosa, Real Madrid, Barcellona e le inglesi lo faranno sicuramente. Croci e gioie e dolori, possiamo dire, croci e delizie. Lautaro e Sanchez dal Sud America, aspettando le semifinali degli europei. Martedì la grande sfida con la Spagna. Tra l'altro, Spinazzola ha già raggiunto la Finlandia, dove verrà operato per la ricostruzione del tendine d'Achille rotto completamente. Si parla di un interesse importante della Roma per sostituirlo con Di Marco, e qui io metterei un bel punto. Non so se siete d'accordo, non mi priverei mai di Di Marco, soprattutto cedendo anche lui dopo Zaniolo alla Roma. Direi un bel grosso no, anche se, come vi ho spiegato, vista la situazione economica attuale, nel caso di offerte importanti sarà abbastanza difficile dire no. Comunque tutto in evoluzione, ma non andrei mai a regalare a quel volpone dello specialone alla matriciana un Federico Di Marco. Dopo l'ultima stagione me lo terrei ben stretto, ben stretto. Non so se siete d'accordo. Problematiche invece di João Mario, l'odissea infinita che non si conclude. L'Inter sta cercando di aggirare la clausola che ai tempi del suo acquisto dallo Sporting vietava una cessione in Portogallo a una rivale di João Mario, che ha già un accordo dopo essersi arrabbiato molto per il comportamento dello Sporting, con cui ha appena vinto il campionato portoghese. Ha già un accordo per 5 anni con il Benfica, che ha già fatto l'offerta giusta all'Inter di 7 milioni e mezzo. Si sta cercando di aggirare questa clausola, che potrebbe prevedere una pesante penale che l'Inter non vuole assolutamente pagare. Vedremo se l'avvocato Capellini riuscirà nella missione. Casting Hakimi. Ci sono dei nomi nuovi. Abbiamo detto che ci è stata smentita perché è troppo onerosa la pista Dumfries, che ha raggiunto Raiola a Monte Carlo per discutere sul suo futuro, a meno che non si trovi una formula di pagamento fantasiosa nel tempo che possa accettare il PSV a Eindhoven. Sarebbe, penso, visto l'ultimo anche europeo, la forza fisica, la potenza di Dumfries, una delle soluzioni preferite, forse anche più di Bellerin, però la più onerosa. Su Bellerin il discorso è sempre lo stesso: se l'Arsenal accetta il prestito si va avanti, se no si cerca un zappacosta. Il budget è al massimo di 15 milioni, meglio 10, capite le difficoltà per tutte le eventuali trattative con dei nomi nuovi che fa il Core Sport. Tra poco li andremo a leggere. Sul versante sinistro rimangono le occasioni. Si proverà comunque a cercare Emerson Palmieri / Marcos Alonso, che però piacciono anche a Napoli, a Roma, soprattutto dopo il problema di Spinazzola, che lo terrà fuori per 6 mesi. Con il piano invece Raspadori che continua, vi ho detto, la possibilità che possa essere bloccato grazie al sacrificio magari di qualcuno dei giovani interessanti che il Sassuolo vorrebbe dell'Inter: Pirola, tutti, poi Satriano, Casadei,
Lo stesso Van Hoytsen che l'Inter ha ricomprato, secondo gli accordi già stabiliti con lo Standard Liegi, per 16 milioni e adesso deve trovargli una sistemazione. Io me lo terrei anche lui in casa perché già nel giro della nazionale belga merita sicuramente un posto e potrebbe essere una soluzione molto interessante, anche se in difesa con i rinnovi di Kolarov, Ranocchia, D'Ambrosio, al momento direi che il reparto sembra coperto e con un Van Hoytsen in più direi che sarebbe ancora meglio di quello della passata stagione. Situazione direi quindi in evoluzione, vediamo se ci sarà un affondo proprio prima del ritiro, un ritiro che sarà all'inizio per solo pochi intimi, visto che i nazionali sono tutti in vacanza. E adesso direi un po' di vostri messaggi, cominciando da quello di Josh, che incredibilmente scrive un qualcosa assolutamente di senza senso. Ci chiede se effettivamente noi abbiamo tifato per un gol di Lukaku, a parte che anche se fosse non ci sarebbe niente di male, ma poi voglio dire, il discorso era in risposta a tanti di voi che si sentivano un po' in difficoltà nella sfida tra Lukaku e l'Italia. La risposta era stata: facciamo un compromesso, Lukaku fa gol e l'Italia vince, così tutti contenti. Non mi sembra che ci sia niente di scandaloso, era anche una, diciamo, una diatriba molto scherzosa per risolvere qualche dissonanza, qualche contrasto per quella sfida tra il numero 9, che non può non essere sempre nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri, e l'Italia di Roberto Mancini e di Barella, che con una grande prestazione è arrivata alla semifinale di Wembley. L'olandese si arriva al prossimo anno, comincerà a girare l'Europa come quelli che lo fanno già da un po' di anni. Gabriele Di Mauro penso si riferisca a Dumfries, grandissimo Barella, Oblast Las, centrocampista formidabile. Adesso PSG e City saranno pronti a prendere anche lui. Partita al cardiopalma, Barella corre come se avesse 18 polmoni, Jorginho esponenziale, immobile, direi immobile, dispiace per Spinazzola. Concludo con un commento goliardico, alla fine il Belgio l'ha preso Doku. Tanti mi scrivete di Doku, sicuramente una delle note liete, delle rivelazioni dell'Europeo, però già pagato 25 milioni da Ran, adesso il suo prezzo è schizzato, si parla di 50 come valutazione, se non di più. Lollo Rispoli, bellissima partita ieri, Barella contro tutta la difesa belga, dribbling in area, destro violento da solo come Davide, fa crollare il gigante Golia Courtois. Buongiorno Marco, cosa mi dici di Doku? Ho appena detto Enrico Massaron, Marco Barella vale zero, semplicemente non a prezzo perché è incedibile, dato che è il prossimo capitano dell'Inter. Daniele Tranquillo, lui come Bastoni, come Lukaku sono gli incedibili. Liviana, bellissimo gol di Barella avanti tutta. Luigi Zelli, Marco sempre sul pezzo, grande Italia, grande Barella, intoccabile, non facciamo scherzi, prossimo capitano Amala. Spero di vedere anche Bastoni, che merita, Tiz, per Barella ci vogliono almeno 80 milioni cash, ma il piccolo tamburino sardo non si muove da Milano, Fabrizio Maffi, Massimo Duchi. Quanto vale Nicolino Barella? Come il mio amore per l'Inter, non ha prezzo. Capitan futuro Barella, hai detto bene Marco, ma Martinez ha visto mai quest'anno una partita dell'Inter e come gioca Lukaku con Conte? La guerra per João Mario, la notizia più bella dell'estate. Lucky Luciano su Lukaku è stato molto criticato in Belgio per quella occasione mancata con la deviazione di Spinazzola e poi un altro colpo di testa sbagliato. Comunque lui ha segnato quel rigore importantissimo. Mi sembrano anche un po' eccessive le critiche a Lukaku. Chiaro che Scotti, l'eliminazione, l'uscire da prima del ranking FIFA ancora una volta contro l'Italia, non vincere ancora niente, però come ho scritto in un tweet
qualche giorno fa, forse Martinez doveva scoppiazzare un po' di più l'utilizzo che faceva Conte di Lukaku e costruire la squadra intorno a lui e non sacrificarlo un po' così, sempre molto solo, pochissimi palloni, quasi lui a giocare al servizio della squadra più che il contrario, e mi sembra che sia stato l'errore più grosso da parte del Belgio, posto che De Bruyne, fortissimo, che ha giocato con un legamento lesionato, però chiaramente se hai Lukaku lo devi sfruttare molto meglio. Barella è devastante, quando l'abbiamo preso dicevano che lo avevamo pagato troppo, oggi vale il triplo, proprio così. Ma quelli che festeggiamo l'uscita dalla Germania, se andiamo in finale ci troviamo tutto Buckingham Palace e Boris, clorochina, Johnson a Wembley. E penso proprio che sarà in finale l'Inghilterra, a meno di un miracolo danese, che sarebbe un'altra bella storia. Marotta premiato con Leone d'Oro, complimenti. Fabrizio Maffi, dicono che siamo in smobilitazione, NILI, la cosa positiva è che se li vendiamo tutti facciamo tanti di quei soldi che possiamo tranquillamente ricomprarci Hakimi e tutti gli altri. Un grande lavoro, grande giornalista e servizio perfetto, un saluto dall'Irlanda addirittura, grazie Giuseppe La Spina, e oggi maglia verde in tuo onore. Buona domenica ancora a tutti, direi che ci siamo, adesso un po' di rassegna stampa per vedere come trattano l'argomento nerazzurro, ma non solo, tutti i media. De Paul, Lautaro e Messi, l'Argentina travolge l'Ecuador, ora la Colombia, Gallinari sogno finito, Milwaukee vince ad Atlanta e vola alle finals contro i Phoenix Suns, riproporremo il cappellino scaramantico da domani, domani è già giornata di vigilia della semifinale. 4 big su Damsgaard, che piace a Juve, Inter, Milan e Roma, però anche qui quotazione che è andata verso qualche cifra molto difficile da raggiungere, mentre a Roma stringe per Sciacca. Per concludere la telenovela Tonali serve un taglio dell'ingaggio, vedremo se sarà d'accordo il centrocampista. Spinazzola scrive il sogno continua, torno presto. Vertonghen critica l'Italia, non troppi complimenti all'Italia, mi ha irritato, a forte rischio Sarabia per una contrattura all'adduttore per la sfida di martedì, e poi Eriksen relax in spiaggia in Danimarca, la foto con un giovane tifoso sorridente, queste sono le immagini che vogliamo vedere di Chris, sperando che stia sempre meglio e non diciamo altro. Andiamo ai giornali in edicola, naturalmente si inizia a caricare in vista della finale, della semifinale di martedì, alla ricerca di una finale che sarebbe quanto di più importante contro una Spagna che è stata spesso rivale negli ultimi anni degli azzurri. Copertina dedicata a Mancini e all'Italia. Wembley, ti mancio, verso Londra martedì la sfida che vale la finale. L'Italia entusiasma, eppure dall'estero applausi, Mancini ha indicato la nuova strada, il gruppo ci crede, attenzione però all'uragano Kane, doppietta e da che si è sbloccato, non si ferma più, unisco per l'estate, il Milan balla, Juve, Ronaldo bussa per il rinnovo, Inter un piano per Raspadori, andiamo all'interno, Mancini ne mancano due. Nuova sfida alla Spagna, vogliamo noi la palla per arrivare in finale. Solo 3 anni fa Italia ventesima, ora possiamo salire sul podio del ranking FIFA. Italia vince e diverte con un calcio moderno, tutto merito del Mancio, il commento di Arrigo Sacchi. Spettacolo Italia, sei brava e bella, il centrocampo fa nascere lo show con Barella, Jorginho e Verratti. Attenzione però alla Spagna, sempre nel destino degli azzurri dall'Euro 2008, ci fa spesso male con Morata
che anche lui che si è ripreso, che ha ritrovato gol importanti, come uno dei pericoli principali, tutti con Spina. Pinto sogna Gosens, si informa su Alonso e pensa a Biraghi e anche a Di Marco dell'Inter per sostituirlo. Andiamo alle pagine dedicate all'Inter. Dopo le notti magiche azzurre, la rotta su Wembley, si parla un po' anche di mercato con Doku Mania. A 19 anni ha già detto no al Liverpool, adesso vale 50-60 milioni il rank, lo ha preso per 25, aspetta le big d'Europa. Poi Lukaku criticato in patria, Martinez rischia la panchina su Lukaku. È stato criticato in Belgio per i due gol sbagliati contro l'Italia, tutti e due nella ripresa, tutti e due a pochi passi dalla porta. Nella prima occasione la debole deviazione del centravanti è stata sventata da Spinazzola, nella seconda Rumelo ha mancato la palla di testa. Lukaku non è stato lo spietato killer che l'Italia tanto temeva, ombroso durante la partita, invisibile dopo, e i Rom doveri, e naturalmente criticato per essere sparito dai social, ma sappiamo quanto gli faccia male la sconfitta. E un po' come era accaduto dopo la finale di Europa League, il silenzio doloroso di Big Rom. Prova di forza di Harry Kane, bomber ritrovato, Danimarca, la favola continua. E a fine partita arrivano i complimenti di Eriksen, che si congratula con i compagni. E poi andiamo alla pagina di Catall'Inter, velocemente. L'Inter vuole già bloccarlo, quanti baby per il Sassuolo, Pirola, Esposito e Casadei. Chiavi per opzionare la punta e non solo al posto di Lautaro. Intanto il PSV offre Dumfries, poi Van Hooijdonk e company, le plusvalenze che ora pesano. Il difensore ricomprato per 16 milioni in un'operazione simile a quelle per i ritorni di Rado e Pinamonti, ma adesso servono nuovi acquirenti. Non è facile con gli ingaggi che hanno un po' tutti, 1,8 Rado, 2,2 Pinamonti, anche Van Hooijdonk ha un ingaggio importante, che complicano eventuali operazioni in uscita. L'Inter deve essere light, scrive la Gazzetta, per necessità, più snella nei costi e negli ingaggi, più agile pure in campo. I risparmi nerazzurri sono direttamente collegati a un ringiovanimento della rosa, via le spese, via le rughe, un progetto a lungo termine che probabilmente va oltre le strettoie di questo mercato, con un punto di caduta ben preciso. L'idea è vestire prima o poi di nero-azzurro Giacomo Raspadori, un fan prodigio dell'ultimo campionato e commilitone degli azzurri semifinalisti all'Europeo. Per un'operazione di questo tipo, oltre alle necessarie munizioni economiche, serve un lavoro diplomatico importante. Per evitare però l'addio anche di Lautaro Martinez, adesso, secondo la Gazzetta, l'Inter deve lavorare bene in uscita e poi potrà pensare anche a Raspadori. Col Sassuolo si è parlato di Pirola, di ritorno al prestito al Monza, e poi Seba Esposito, promosso in A con il Venezia. Non bastasse, anche Satriano e Casadei piacciono molto, sacrificarli non è considerato un peccato, soprattutto se in cambio si ottiene la pole nella corsa a Raspadori. Simone Inzaghi approva con entusiasmo, lui sa come trattare gli attaccanti che esplodono dalla primavera, come Keita, Balde. Il 2022 è comunque lontano, adesso Raiola ha offerto ufficialmente Dumfries, decisamente fuori budget, come già vi ho anticipato ieri, a meno di una formula magica. I manager interisti devono anche gestire la patata bollente João Mario, sarebbe già un giocatore del Benfica che ha fatto un'offerta vicina agli 8 milioni, se non esistesse nel suo contratto una clausola che obbligherebbe i nerazzurri a pagare una salatissima penale nel caso di cessione all'altra squadra portoghese diversa dallo Sporting. I club stanno lavorando insieme con un pool legale per capire come aggirarla, anche alla luce dei precedenti e della giurisprudenza UEFA. Il centrocampista vuole solo il Benfica, con cui ha definito già un contratto per i prossimi 5 anni. Nonostante questi affanni, Raspadori un pensiero fluido, questa la Gazzetta. Col Milan che pensa a Isco, un talento real per la casella di trequartista, Tadic dell'Ajax l'alternativa. Attenzione tra l'altro al Marsiglia, con Bosch che vorrebbe di nuovo lavorare con Bosch, Onana, e che ha chiesto di comprarlo al Lione, quindi non sarà facile arrivare
al portiere camerunese che l'Inter vuole dalla prossima stagione, quando sarà libero. Questa è la situazione. Andiamo al Core Sport, prima pagina naturalmente dedicata alla nazionale, alle sfide di semifinali con l'Inghilterra, che non può non far paura dopo il 4-0 all'Ucraina. Mister Italia Mancini con la testa alla Spagna, noi senza limiti, prima divideva, da CT ha fatto innamorare di sé il paese, mentre l'Inghilterra travolge Sheva, Kane sfida Kier in semifinale, Luis Enrique perde Sarabia. Andiamo all'interno, dopo tutte le pagine dedicate alla nazionale, per tornare al top servono 8-9 mesi per Spinazzola. Emo vuole un titolare, il Viola Biraghi il favorito, potrebbe arrivare in prestito con un diritto di riscatto di circa 6 milioni, Marcos Alonso l'altra pista seguita. Pagina di Catall'Inter sui casting che si allargano, nomi nuovi per le fasce nerazzurre, li andiamo a leggere. Dal Core Sport, il casting si allarga, la società apre la caccia ai difensori di fascia dopo le cessioni di Hakim e Young per la corsia sinistra, si guarda alla Premier League, Mendy del City che ha giocato pochissimo, Tsimikas del Liverpool, Greco e anche Alex Telles che a Manchester ha giocato pochissimo, potrebbero essere delle possibilità. Per la destra, Ateboer dopo l'esplosione di Mele potrebbe rientrare in una cessione, perché non credo che faccia il vice al danese, che si è messo in luce più che mai anche ieri con la Danimarca. Poi Berezinski della Sampdoria e Molina dell'Udinese, che sta facendo la Coppa America con l'Argentina. Le altre candidature interessanti, poi attesa per le scelte di Arsenal e Chelsea su Bellerin e Zappacosta, che l'Inter vorrebbe in prestito. E poi allarme Sanchez, altro infortunio, la punta cilena esce dal campo dolorante, dubbi nerazzurri, bisogna valutare se tenerlo come vuole Inzaghi o cederlo come vi ho chiesto. Ancora buona domenica a tutti, mi raccomando, ci ritroviamo sempre qui con un altro video domani mattina, colazione tutti insieme, mi raccomando, visual, swipeate e date un po' di like anche agli ultimi video. Grazie, buona giornata.